Ben ritrovati ad Amici per la Coda. Oggi abbiamo un ospite bellissimo, Ilaria, ben arrivata. Ciao, grazie, ciao. Con Ilaria capiremo cosa bisogna fare il prossimo fine settimana. Ben arrivata. Ciao. Noi ci siamo conosciuti tantissimo tempo fa perché, vero, meno male che esisteva Ilaria, mi hai aiutato ad avere un buon rapporto con la mia cagnolina Vittoria. Quindi sono felicissima che oggi è qua con noi. Ma oggi è qua con noi perché lei fa parte di, diciamo, di un gruppo che ha organizzato, esatto, una cosa bellissima il 28 e il 29 aprile, se non sbaglio. Esatto, esatto. Cosa succede in questi due giorni? Dove soprattutto? Il 28 e il 29 di aprile ad Alassio ci sarà una manifestazione in seconda edizione chiamata Alassio Dog Friendly. Quindi è una cosa proprio, immaginate cosa succederà in quella giornata. E diciamo che, se puoi raccontare, in questi due giorni le persone perché dovrebbero venire ad Alassio e quante cose vi siete inventate per fare comunque divertire tutti. Cose ce ne siamo inventate veramente tante, e grazie alla collaborazione anche di altri colleghi, ovviamente. E è una due giorni improntata proprio sui nostri amici animali, quindi diciamo così un 360 gradi di quello che è il loro mondo. Dare nozioni di maggiore conoscenza per quello che riguarda il loro mondo, il loro modo di comunicare, in modo da avere un maggiore rispetto, certo, non tanto nostro verso il cane, ma in modo che ci si faccia rispettare un po' a 360 gradi. Ecco, quindi in questi giorni è importantissimo che andate ad Alassio, perché avete anche l'opportunità, perdonami se lo dico, certo, gratuitamente, ci sono delle persone fantastiche che vi possono dare dei consigli, vi possono insegnare piccole cose, perché hanno aperto, sì, questa manifestazione anche ai bambini, perché so che li avete coinvolti in un modo meraviglioso. Esatto, ci sono dei progetti molto particolari con i bambini e ci sono in programma dei piccoli laboratori con i bambini proprio per metterli un po' sulla modalità del gioco, l'imparare veramente bene quello che è il linguaggio del, ecco, cane. Ecco, questo noi speriamo, perché diventano degli adulti consapevoli. Assolutamente, e sì, degli adulti che amano i cani, ma che con loro hanno un rapporto meraviglioso. In questa manifestazione sarà presente l'EMPA, e salutiamo la presidente Claudia, che è nostra, sì, amica. E diciamo cosa avete pensato di fare insieme a loro, e l'EMPA in questa occasione che messaggio vuole dare, perché so che Claudia vuole dare un messaggio ben preciso. Esatto, mi faccio portavoce perché purtroppo non è potuta venire, e diciamo che il messaggio che si vuole dare è quello di avere una maggiore conoscenza del nostro cane per avere un maggiore rispetto e per essere più rispettati, perché è chiaro che se un cane è educato è ben voluto dappertutto, e quindi di conseguenza avere anche una maggiore collaborazione sia in famiglia, sia in casa, sia per strada, sia anche negli esercizi pubblici. E fondamentalmente il punto è questo. Il problema principale della causa di abbandoni dei cani è quello che molto spesso le persone non riescono a gestirli. Lo scopo è un po' quello di aiutare, di far vedere tutte le cose che si possono fare con il cane, che possono essere banali come più importanti, certo, ma sempre molto divertenti, in modo che l'abbandono dei cani diventi praticamente nullo. Questo, no, è un po' anche lo scopo dell'EMPA. Esatto, è molto assolutamente importante, sì, perché io per prima, tu lo sai, prendo sempre sti cani che sono messi così, ma alla fine di questo percorso ti ritrovi un compagno di vita meraviglioso, perché, esatto, sa che l'hai aiutato. Esatto. E tutto questo grazie al comune di Alassio. Esatto, la manifestazione è patrocinata dal comune, che ha dato un ottimo contributo perché si è resa carico di diciamo così alleggerire molto, certo, il lavoro sotto alcuni aspetti. No, anche perché capite, Alassio per due giorni sarà dedicato a tutte le persone, bambini, adulti, vecchietti, che amano i cani, che hanno problemi o che non hanno problemi o vogliono imparare un gioco nuovo. Assolutamente, o persone, sì, un po' cicciottelle che vogliono fare uno sport col cane, gli troviamo, certo, lo sport. Avete un'opportunità fantastica, anche, esatto, perché ci sono delle persone, abbiamo già conosciuto in un'altra puntata Giancarlo, ci saranno tantissimi tuoi colleghi, esatto, comunque persone a vostra disposizione, quando mai capita. L'unica cosa... Così.
che preghiamo un cane in paradiso, il sole, ci deve essere il sole, perché deve essere una giornata meravigliosa. Meravigliosa, esatto. Una cosa simpaticissima che ho visto, fate sfilare i cani. Esatto, è prevista una sfilata con dei temi un po' particolari, in modo da... No, dovete venire. Esatto, una cosa particolare. Non voglio svelare troppo, non perché... Non vogliamo svelare troppo, però ricordatevi, a tutti gli amici dovete dire... che quei due giorni vanno opzionati, o il sabato o la domenica, perché comunque tutta la giornata, ho visto. Tutta la giornata della domenica e il pomeriggio del sabato. Esattamente, avremo... quindi dovete andare ad Alassio. Chi non vuole stare coi cani va a fare un po' di shopping e ce li togliamo. Però è talmente tutta la città che partecipa, esatto, a questa manifestazione, che comunque in ogni caso li trovate, ma siamo molto contenti. Ho visto che ci sono, perché hanno mandato chi ha organizzato, una persona splendida, è la prima volta che io ricevo tutta una cosa così bella, sì, ha mandato praticamente tutto quello che in questa giornata sarà fatto, esatto, orario per orario. Dove le possono trovare queste notizie? Le notizie verranno messe in web sulla pagina del sito del comune, verranno poi distribuiti, diciamo, certo, che vengono, no, già distribuiti, perché, certo, così dei volantini. Ve lo guardate, sapete a che ora avete la manifestazione che desiderate, certo, oppure avete un dubbio, sapete che in quell'ora ci sei te piuttosto che un tuo collega. Non perdete questa occasione, perché è un'occasione fantastica, vi divertirete tantissimo e poi, vabbè, qui in Liguria siamo troppo bravi. È vero. Grazie per grazie essere stato. Grazie a te, Betty, grazie a tutti. Alla prossima puntata. Ciao. Do 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 do